Buonasera. Ammazza, stasera sta informissima, è brava. Come un albero di Natale. Addobbata. Ci facciamo gli auguri poi. Dopo ci facciamo gli auguri perché non ve l'abbiamo ancora detto, ma ci fermiamo per le feste di Natale e poi torniamo a metà gennaio. Ma ne parleremo dopo. Hai visto ma quanta che gente... ci frega a noi, no? Lilletto. Quanta gente amica qua. Tutti i conduttori di Stracult, anche adesso Eleonora fra poco. Ma che c'entra questa cosa? Quella estiva. Aggiungi cosa estiva la fa Eleonora, quella estiva la fa Eleonora, così siamo tutti amici. Chi ci hai portato? L'altra settimana avevo preannunciato che il personaggio che ho incontrato questa settimana aveva a che fare con Thomas Milian, Ermonnezza, beh, Massimo Vanni, ve lo ricordate? Il grande Gargiulo, guardate un po'. Massimo Vanni. Grande. Marescià, che schifo, avete pistato una merda. E te porta fortuna, può essere che te fanno maresciallo. Perché l'appuntamento qui a Piazza Cabrera, a Roma? Piazza Cabrera ce l'ho nel cuore perché ci sono nato. Qui questa è la mia piazzetta di quando ero un ragazzo, ci ho abitato più di 40 anni. Proprio qui, la squadra antifurto, c'è stato un inseguimento di Thomas con la moto e quindi quel giorno non c'hai manco bisogno del cestino perché stai no, a casa. No, stavo a casa, andavo a mangiare a casa. Come nasce sta passione per il cinema? La passione per il cinema, cioè, veramente me l'ha messa in testa una persona, Giuliano Gemma. Ma le parole di un uomo libero nessuno può imbrigliare. Sì. Io mi ricordo che andavo in palestra, era l'epoca dei film di Ercole, Macisse, i primi western, poi andavo al cinema e andavo a vedersi i film. E tanti film, mi ricordo Arrivano i Titani con Giuliano Gemma. E io guardavo questo film, guardavo Giuliano, poi la sera andavo giù in palestra e cercavo di rifare quello che faceva Giuliano. Ci vediamo stasera, bella? Beh, come l'ho incontrato? Io divenni amico di Alex Togni, che io mi andavo a allenare in circo da Alex, e Giuliano, che era un grande amante del circo, faceva i volanti, Giuliano faceva il trapezio, e veniva in circo anche lui. E lì finalmente conobbi Giuliano. Che poi dall'altro ci hai lavorato poi. Uno sceneggiato che era girato a Venezia dove facciamo una grande scazzottata sui tetti di Venezia, su Piazza San Marco. La fortuna di avere un cugino, il grande Enzo G. Castellari. Per cui io cominciai a fare questo ruolo di attore stuntman attore, piccoli ruoli, niente di che. Con Enzo ne ho fatti veramente tanti, io sono ancora grato a Enzo Castellari che praticamente mi ha fatto conoscere per quel poco che sono, mi ha fatto conoscere Enzo Castellari. Guarda che roba, e questa? Se la sono scordata, cocci? Madonna mia, mi hanno rovinato. Con Corbucci nasce Gargiulo, no? Mi chiamò Gagliano Iuso e mi disse, senti, ti va di fare, a me, cioè ero piccolo così, ma manco ha finita la frase, che certo, ho detto, va bene. E lo sai dove sta sta via Ipponate? Sì, sì, ma chi era sta Ipponate? Ragazzi, io non ho capito, come te fanno brigadiere e non sai manco chi era Ipponate? Certo, io l'ho chiesto per questo. Agarciù, ma che cazzo è brigadiere sei? Ma non sei Iere Ipponate, lo sanno tutti Iere Ipponate. Dal secondo film in poi, sto Gargiulo fu Massimo Vanni. Scusate, Marescià, ma l'avete saputo poi chi era sti Ipponate? Ipponate? E che non lo sai, Ipponate è quello che mangiava ricotta e pisciava caffellate. Allora, come si fa? Allora, tu, la macchina là, sì. Così ci abbiamo... Sì? Mi dai un sinistro in pancia e subito dopo mi dai un bel destro. Io meno, te lo dico, eh. Va bene, io arrivo. Tu arrivi. Allora. Io te posso. Hai detto che facevi per finta. Marco, e ho sbragato Gargiulo, che ci posso fare? Gli ho menato sul serio. Vabbè. Sei violento, Vabbè, ma l'ha fatta arrabbiare. Dimmi, fratello. Sei guardia destra.
Sono guardia destra, sì. Capito? Noi ce l'abbiamo per difendere lo studio pure. Senti, abbiamo un mese di tempo, quindi in un mese tu puoi trovare tutti. Prima di ritornare con lo strafondo. Voi mangiate il panettone, le cose, a me mi mannate in giro. Vabbè, vedremo che posso fare, dai. Aspettiamo grandi chicche da te. Adesso ci andiamo a vedere un servizio proprio quello stracult natalizio, che ha quell'odore di fine anno. Delle lenticchie e cotechino. Sì, e cotechino. Buono. Proprio.